Moto Estate 2024, siamo pronti per gara 1 della Race Attack 1000, che insieme alla 600 è la categoria entry level per approcciarsi al mondo delle corse, dalle spese di gestione abbordabili e tanto altro. Siamo pronti per gara 1. È tutto pronto, ora diamo la parola ai piloti. Semaforo rosso che si spegne adesso. Buona la partenza di Galdoni, mentre intanto c'è un pilota dietro che esce dalla pista. Ma come dicevamo, è buona la partenza di Galdoni, non bellissima quella di Proietti, che viene subito attaccato anche in curva 1 da Cristini. Perde due posizioni il Polmen, che aveva registrato un 1:10.192 in pole. Intanto qua on board con Gelsomino Papa, partito dalla 16ª posizione. Mentre intanto l'attacco di Proietti su Vitellaro, ma è Vitellaro che si prova a fare sotto sulle Polmen. Non partito benissimo, intanto ci prova subito Cristini a venire fuori dalla scia di Galdoni, lo attacca subito la prima S e va dentro l'attacco di Cristini compiuto, e si mette adesso dopo la partenza. C'è un dritto all'entrata della prima S, vediamo se ricompare quel pilota, dovrebbe essere Rapaglia, lungo di Rapaglia che rientra adesso nelle retrovie. Ricordiamo, Rapaglia è partito in 12ª posizione, il numero 4, mentre intanto qua subito i primi 4 piloti qua davanti, con Cristini davanti a tutti, Galdoni che ha avuto un buonissimo spunto ed è riuscito a sopravanzare a tutti alla prima curva, ma all'entrata della prima S è stato sorpassato da un buonissimo Cristini, mentre Proietti più attardato adesso in terza posizione viene tallonato da Vitellaro. Così si conclude il primo giro con anche un buon Facciolini in quinta posizione. Intanto c'è l'attacco di Proietti che si fa sotto, non era così tanto attardato, probabilmente l'attacco di Proietti arriva e riesce a portarsi in seconda posizione, a sopravanzare Galdoni. Siamo in un board intanto con Zecchinati, partito in 8ª posizione, il suo tempo delle qualifiche un 1:12.4, mentre intanto qua dietro con Galdoni che rischia ancora un po', sbanda un po', va un pochino largo alla parabolica e Vitellaro non riesce comunque a compiere un attacco per cercare di sopravanzare in terza posizione, ma comunque un inizio subito così straripante della Race Attack 1000, una gara 1 di questa prima stagione, prima volta dei Moto Estate 2024, così subito così energizzante. E siamo on board con il Vitellaro che deve cercare di recuperare un po' di terreno, sembra averne, sembra comunque stare lì, ha le possibilità per starci, mentre sempre intanto Cristini è lì davanti a tutti, che dopo essere passato in prima posizione da lì non si è più schiodato. E intanto parliamo anche un po' di questa Race Attack, una categoria diciamo che insieme alla 1000, alla categoria 1000, alla Race Attack 600, che abbiamo comunque già visto sul canale 60, ma che potete comunque trovare online anche su YouTube, è una categoria appunto per approcciarsi al mondo delle corse, una categoria diciamo entry level dalle spese di gestione abbordabili, che consente anche di non perdere giornate di lavoro, perché appunto si svolge unicamente nelle giornate di sabato e domenica. Il regolamento tecnico è open sia per le classi 600 che per la 1000. Intanto qua Vitellaro su Galdoni si fa, mette un po' di pressing, dicevamo, quindi sia per la classe 600 che per la 1000 con monogomma Pirelli, le Pirelli V2. E torniamo qua in gara, quindi sempre adesso un po' più tranquilla rispetto all'inizio, che ci stava, ma sembra che Proietti adesso sembra farsi sotto. Andiamo a vedere un po' i tempi. Cristina ha girato in 1:11.3 in quest'ultimo passaggio, stiamo per comunque sopravanzare verso un altro passaggio sul traguardo. Proietti 1:10.9, ha girato più forte di Cristini, infatti si è fatto molto sotto. Può essere un altro giro molto interessante questo per Gabriele Proietti, che si fa sotto, ma si fanno sotto anzi Vitellaro e Facciolini su Galdoni, che ha perso un po' di terreno rispetto ai primi due. Volano adesso sul traguardo così, e adesso vediamo Vitellaro in on board che ha provato l'attacco su Galdoni, ma gli restituisce in faccia una grandissima staccata. Che staccata ha fatto Galdoni, gli ha chiuso la porta in faccia, ma sembra essere questione di secondi, magari di ore, per Vitellaro di riuscire a compiere l'attacco e portarsi in terza posizione. Eravamo on board con Zecchinati, sempre fisso in 7ª posizione, mentre intanto qua rischiano un po', infatti va un po' largo Galdoni e si mette dentro Vitellaro, è passato, passa Vitellaro sul rettilineo che sfrutta i cavalli
della sua BMW e si mette dentro e passa, riesce a compiere l'attacco. Questa volta sì, ce l'ha fatta, approfitta anche di una piccola spavatura di Galdoni che esce anche un po' male dalla prima S e viene tallonato subito da Facciolini, lì pronto subito per cercare anche lui di provare un attacco e per magari non perdere così tanto tempo, perché sembra essere un po' più da imbuto, sembra essere un po' più da tappo in questo momento Galdoni, che Facciolini probabilmente non vorrà rimanergli dietro così tanto per non perdere il treno magari anche di una probabile vittoria. Difatti è passato Proietti, che era uscito bene dall'esterno, non l'abbiamo visto benissimo il sorpasso, ma se l'ha compiuto all'esterno dovrebbe essere stato veramente incredibile. L'abbiamo visto solamente in uscita passare così all'esterno di Cristini, e quindi Proietti si porta in prima posizione, 1:10.607 il tempo di Vitellaro, che sta girando fortissimo, 1:10.9 invece per Proietti, che adesso è il leader della corsa, mentre Cristini viene adesso alle sirene da parte di Vitellaro, che è lì in terza posizione pronto per attaccarlo. Intanto qua protegge la staccata Proietti, vanno un po' larghi un po' tutti, bel quintetto perché Galdoni è riuscito un po' anche a rifarsi sotto, ma esce un po' anche, ma anche questa volta è uscito un po' male dalla parabolica, e Facciolini ancora lì dietro. Siamo in onboard sempre con Zecchinati, che ha girato l'ultimo giro in 1:13.7, ma ha girato molto più lento, 1:12.6 il passaggio precedente, quindi probabilmente avrà fatto un piccolo errore. Mentre intanto Vitellaro prova ad avvicinarsi per la seconda posizione, Facciolini in questo momento che non riesce a trovare il varco per attaccare un Galdoni che comunque stacca molto forte, va un pelo largo qui alla X, entriamo alla ferro di cavallo, stacca molto forte Vitellaro, infatti questa volta va largo e Facciolini ne approfitta, vede lo spazio e si mette dentro. Passa in quarta posizione Facciolini, ma Vitellaro un po' che cerca di non mollare, mentre quello che invece sembra che stia perdendo un po' adesso è Proietti, perché Vitellaro è subito lì pronto, e vediamo se adesso con la scia anche Facciolini, vediamo se si aprono a ventaglio. Stacca forte Proietti, stacca molto forte, stacca forte anche Facciolini. Vitellaro che prova a rendersi comunque visibile, vediamo alla parabolica se ci sarà un'opportunità, ma tutto questo in cui Proietti sembra essere un po' più in difficoltà, attenzione, sì, fanno un po' vedere. Tutto questo, dicevamo appunto, si va a vantaggio di Cristini, che sta completamente volando via, sta volando via, attenzione intanto qua dietro nelle retrovie, attenzione, e probabilmente un piccolo errore di Vitellaro che è andato un pelo largo e ne ha approfittato Facciolini, che è entrato e si è messo in terza posizione. Era andato un pelo largo, ha visto lo spazio Facciolini, vediamo anche Galdoni ci prova, no, non è riuscito anche lui a portare a fondo l'attacco. E Vitellaro un po' tutto da ricostruire, perché sembrava essere pronto per attaccare il buon Proietti, non è riuscito in questo caso, e Facciolini ne ha approfittato e prova ad approfittarne, va dentro su Proietti, va largo, incrocia Proietti e si ripassa, che Vitellaro ci prova, si mette dentro, restituisce il favore, attenzione, ci prova tutti e due, che rischio, mamma mia cosa stavamo vedendo, che rischio per Vitellaro che stava per compiere un sorpasso incredibile, va largo un po' ancora qui, va largo, ci prova Facciolini, non riesce, e Vitellaro si riprende la posizione con i denti, se la riprende dentro, è passato così, e Proietti adesso è, diciamo, è riuscito un po' ad evitare questa brutta situazione per lui. Siamo al penultimo giro, vediamo un po' i tempi, 1:10.0 per Facciolini, 1:10.7 per Cristini, migliore giro personale per lui, ci prova, va dentro come un cannone, si butta dentro Vitellaro, dovrebbe essere passato anche Facciolini, ci prova, non lo vediamo, ma Vitellaro ha compiuto l'attacco, l'ha compiuto, ha preso anche un po' di metri, diciamo, l'ha compiuto, e Proietti adesso è in difficoltà Proietti, dicevamo, 1:10.7 per Vitellaro, 1:10.0 per Facciolini, 1:14.4 per Proietti, in difficoltà in questo momento, e siamo ancora on board con Zecchinati, che il giro precedente ha fatto 1:12.7, è tornato un po' sui giri che stava facendo anche da inizio gara, e adesso Proietti è tallonato da Galdoni, che si mette dentro, da dove l'ha passato, da dove si è infilato alla X, è passato, non lo rivediamo ricomparire Galdoni, quindi l'ha passato, è passato Galdoni dall'onboard di Proietti, è largo Galdoni, ci prova Proietti, non riesce a incrociare, anzi riesce a incrociare bene, nel senso che comunque Galdoni ha la traiettoria a favore dopo, e quindi riesce a passare in quarta posizione, si snodano un po' adesso le posizioni, prima posizione per Cristini che gira in 1:10.7 di nuovo, 1:10.7 per Vitellaro, 1:10.0 per Facciolini, 1:14.4 ancora per Proietti. E che gara abbiamo visto finora, adesso i gruppi si sono snodati, è l'ultimo giro per Cristini che è praticamente passato su un altro canale, ma sappiamo che è qua, mentre Vitellaro tallonato, non proprio, fatica un po' Facciolini, ma sembra essere abbastanza vicino,
quarta posizione per Galdoni. Che gara, perdo il fiato ragazzi, ma che gara incredibile. E Proietti, purtroppo per lui, il Pullman ha perso tantissimo terreno, qualche problemino magari, o qualche problemino magari di gomme. Ma siamo con Cristini, leader della corsa, che sta andando a vincere gara 1 della Race Attack 1000, il primo appuntamento di questa categoria a Varano, che ci ha fatto emozionare così tanti in questa prima gara. E vediamo Facciolini che prova a farsi sotto, no? È abbastanza lontano per provare un attacco, un terzo posto comunque va bene. Comunque bella gara da parte di Facciolini, bella gara da parte di Vitellaro, bella gara di tutti. Che gara abbiamo visto! Ultime curve per Matteo Cristini, che passa sul traguardo e vince gara 1 della Race Attack 1000 davanti a Vitellaro e Facciolini. Su, attenzione, c'era caduto, è Galdoni, caduto incredibilmente Galdoni, era in quarta posizione all'ultimo giro, ne approfitta quindi Proietti, quinto. Incredibile, che finale di questa Race Attack 1000.